All'ospedale di Sapri, assemblea pubblica per discutere di sanità e delle criticità all'interno della struttura, oltre che alle carenze di personale medico in vari reparti. Oltre alla CGIL, rappresentanti di Cittadinanza Attiva e del Tribunale dei diritti del malato, il Comune di Sapri con l'assessore alla sanità Maria Teresa Falce, che ha annunciato la convocazione di un tavolo dei sindaci del distretto sanitario Sapri-Camerota, che chiede un incontro al direttore generale dell'ASL Giordano ed anche al governatore della Campania Vincenzo De Luca. Pochi cittadini comunque presenti all'assemblea di questa mattina all'interno dell'ospedale di Sapri. Ma le criticità sono quelle di sempre, pronto soccorso, l'organico, l'ADI che praticamente è quasi inesistente. Sono delle problematiche, soprattutto quello relativo all'organico che sta mettendo veramente in ginocchio l'ospedale di Sapri. Nonostante gli sforzi, i sacrifici del personale in servizio, occorrono assolutamente dei medici. Occorre che venga rispettato nel più breve tempo possibile l'accordo previsto nell'atto aziendale. E come Cittadinanza Attiva, noi domani saremo impegnati è in programma un appuntamento molto importante, c'è la celebrazione del congresso straordinario a partire dalle 17:30 presso l'Istituto ex Istituto Santa Croce di Sapri e ci sarà la presenza del coordinatore del Tribunale del Malato a livello nazionale, Tonino Aceti. E non è un caso che ci sia Tonino Aceti, quindi la massima autorità di Cittadinanza Attiva a livello nazionale, a presenziare l'assemblea di Sapri.